Il Forum Nazionale del Terzo Settore è una parte sociale riconosciuta. Ufficialmente costituito il 19 giugno del 1997, rappresenta 75 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello che operano negli ambiti del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale del nostro Paese. Nel maggio dell'anno scorso il Parlamento italiano finalmente ha dato via al disegno di legge delega al governo per la sua riforma, che chiarisce quali ne siano i compiti e di conseguenza anche i ruoli affidati ai centri di servizio per il volontariato. A dicembre anche la Regione Calabria ha recepito le indicazioni nazionali in materia, permettendo così la creazione dei coordinamenti del Forum del Terzo Settore. Per quanto il Forum del Terzo Settore si fosse già dato un'organizzazione, una costituzione nel 2016 senza attendere la start-up della Regione, oggi possiamo a tutti gli effetti ufficializzare che il Forum del Terzo Settore è un ente istituzionale come previsto dalle politiche sociali mutuate dalla Comunità Europea anche nel territorio della provincia di Vibo Valentia. Cosa cambia per le associazioni e le attività che operano nel sociale? Speriamo, ci auguriamo, ci adopereremo perché questo materialmente abbia luogo da subito. Innanzitutto che ci sia una presa d'atto ufficiale da parte delle autorità istituzionali, che non sia soltanto come in precedenza avveniva una facoltà di individuare la sussidiarietà delle associazioni operanti sul territorio, ma diventi effettivamente non soltanto un obbligo istituzionale, ma anche una convenienza di natura pratica per quel che attiene alla risoluzione di alcuni problemi e disagi che di fatto abbiamo visto le autorità istituzionali, mi riferisco agli enti territoriali, più delle volte non sono riusciti assolutamente a sanare o a soddisfare. Voi quindi da oggi siete il partner e l'interlocutore ufficiale tra le amministrazioni e il mondo del terzo settore? La riforma del welfare è avvenuta per questo motivo e si esprime in tal senso. Noi non abbiamo né la volontà né la natura di essere coercitivi nei confronti delle autorità territoriali, soltanto da un punto di vista di coscienza e di trasparenza nei confronti della cittadinanza, l'ente istituzionale non ha oggi facoltà di ascoltare, non ascoltare, seguire, non seguire, interpellare, non interpellare questo terzo settore. Ne avrebbe l'obbligo. Ovviamente l'esercizio sta alla buona volontà di chi ha deciso di bene amministrare un territorio e i suoi cittadini. Quindi d'ora in poi, se le amministrazioni non vi interpellano, diventano inadempienti? Direi proprio di sì. Non la classica presentazione di un libro con le solite relazioni dal tono accademico, ma una chiacchierata tra amici in un ambiente intimo ed elegante, fuori dagli schemi, dal tono confidenziale. Un momento di arricchimento reciproco con al centro piccole storie di periferia, l'ultima fatica letteraria del Vescovo di Mileto, Monsignor Luigi Renzo. L'incontro si è svolto nell'auditorium Experimentum Mundi del Cantiere Musicale Internazionale di Mileto nell'ottocentesco Palazzo San Giuseppe, una realtà d'eccellenza che in pochi anni è riuscita a ritagliarsi un posto di primo piano nel settore della formazione musicale con centinaia di allievi provenienti dall'Italia e dall'estero. Un libro che si sviluppa attraverso istantanee che bloccano immagini precise, utili a dare l'idea di una regione complicata come la Calabria. Un colloquio a tre sull'idea che ha avuto la Proloco di Mileto insieme all'autore e ad Antonio Cavallaro a rappresentare l'editore Robettino che ne ha curato la pubblicazione. Un incontro per far emergere aspetti inediti, paterni, quasi intimi della personalità del Vescovo. È stata come dire, una piacevole avventura nel cercare queste bellezze e queste anche positività che emergono della Calabria. La Calabria è terra di periferia, ma se vogliamo possiamo ritenerci anche il nord di un altro mondo, oppure bisogna vedere se il mondo lo capovolgiamo e noi siamo al nord e gli altri sono al sud. E la Calabria per quello che è, per quello che ha vissuto, per quello che ha dentro come sua identità, è un nord umano, di affetti, di cuore, non un sud. Possiamo essere sud dal punto di vista economico, di risorse no perché le abbiamo pure, ma certamente come ci ricordava Giovanni Paolo II quando la sua prima venuta in Calabria, lodava il nostro cuore e ci raccomandava di non perdere la forza del cuore.
C'è una Calabria che ha una complessità nelle sue figure e nelle sue immagini, nei suoi paesaggi. Ha una complessità che poi diventa una linearità. La Calabria resta sempre se stessa, anche passando attraverso momenti difficili di sofferenza, di negatività, però alla fine è sempre la Calabria. D'altra parte ce l'ha nel nome, il senso del bello, della gioia, quindi e credo che questo dobbiamo essere in grado di tirar fuori. Il libro ha voluto essere proprio uno sforzo di evidenziare alcuni aspetti, alcuni momenti, proprio perché ognuno possa trarne un messaggio di speranza e di incoraggiamento.